Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono appena ritornata da fare la spesa al Conad, così con l'occasione che dovevo andare a comprare due cose, specialmente l'ammoniaca che me l'ha consigliata la mia amica Giovanna. E, ho visto anche il Conad, quello nuovo, e devo dire che mi è piaciuto tanto. Ora vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho comprato quasi tutto in offerta, tranne tre cose, e ho preso le vongole. Queste sono le vongole del Pacifico, le voglio utilizzare, ora vedo, domani per fare una ricettina che è un po' che non faccio. Poi ho preso queste verdure in tempura della Bonduelle, non le ho mai provate, hanno zucchine, carote, fagiolini e peperoni, le voglio cuocere qui nella friggitrice ad aria. Poi ho preso anche lui in offerta il minestrone della Findus. Questo è quello senza patate e fagioli. Era in offerta, semmai poi le patate ce le aggiungo io. Poi le cose che scongelano sono finite, le vado a mettere un attimino nel congelatore. Poi ho preso sempre in offerta questo rotolone della Foxy, tre veli. Pagato meno di 3 euro, non mi ricordo se 2,69 euro, insomma comunque meno di 3 euro. Poi l'olio per friggere a marchio Coop, poi prosciutto crudo dolce, tutti gli affettati sono tutti presi in offerta. Poi ho preso gli hamburger di suino da fare magari a volte in fretta ai bimbi. Poi ho preso questi cornetti con crema pasticcera. Ultimamente faccio sempre io qualcosa per la colazione, però se a volte non riesco perché non ho tempo, ho comprato loro. Poi ho preso la mozzarella a fette, si vede? Sì, la zucca già fatta a pezzetti, a cubetti. Poi lo speck, questo qui in stick, che poi io in genere vado comunque a tagliare ancora a pezzetti più piccoli. Poi il lievito di birra, perché ora tra che faccio dolci, sì, per i dolci non serve, l'ho utilizzato per fare il pan brioche perché ho provato a farlo con il lievito secco, e tra che faccio più spesso il pane, la pizza, che mi serve da tenere sempre in casa, da avercelo. I guanti ne ho presi un paio perché non li ho mai presi, questi qui del Conad. Ero andata soprattutto per l'ammoniaca. Ora mando la foto alla Giovanna per vedere se è quella che prende anche lei. Comunque, l'ammoniaca. Ne ho prese due confezioni. Poi ho preso ai bimbi la poppa, ma lui dovrei averne un'altra confezione. Farina zero del marchio Conad. Pasta sfoglia sempre marchio Conad, devo fare una ricetta che ho già fatto, me l'ha passata la ricetta la mia amica Roby, non avevo ripreso quella volta, volevo riprendere ma poi alla fine c'è stato tutto un tumulto, un macello in casa, non ho ripreso, così la andiamo a rifare insieme. Poi ho preso le fettine, quelle sottili del petto di pollo, anche loro non mancano mai in freezer. Poi il pepe nero, già macinato, prendo l'altra busta. Poi l'altra confezione delle coppe Malou. Ho preso il prosciutto cotto, questo ideale per i toast. Poi ho preso le fette di edamer, cioè tutto in offerta, queste cose qui. E poi ho preso queste che invece è prosciutto cotto, quello proprio tagliato, la fetta normale, non quella così quadrata. Perché mi serve per la ricettina con la pasta sfoglia. Poi
E poi ho preso la paprika, questa è quella forte. Poi ho preso i cordon bleu. Non è che mi fanno impazzire, però alle volte se sono in frettissima vanno più che bene, a bimbi piacciono. E poi ho preso la farina 00, una confezione di pan grattato, due bottiglie di passata di pomodoro sempre a marchio Conad, stracchino. Ho trovato la paprika affumicata, meno male, l'avevo finita e io la uso tanto ora, specialmente anche con la zucca, insomma, la uso tantissimo. Poi ho preso scamorza affumicata. Vabbè, e qui c'è l'altra bottiglia della passata di pomodoro. Ora metto a posto tutte queste cose e ci ritroviamo tra poco. Sono pronta per mettermi a preparare il pranzo e oggi voglio preparare un risotto. L'avevo già in mente da stamani, però lo volevo fare allo zafferano e invece, visto che al Conad ho trovato la zucca già pronta, già pulita, voglio utilizzare la zucca e i bastoncini, questi qui, gli stick dello speck, così vado a fare un bel risottino. E io stamani avevo già messo su il brodo vegetale, così lo vado poi a allungare con il brodo nel mentre che cuoce, così vi faccio vedere come lo faccio io. E niente, mettiamoci all'opera. La prima cosa da fare, c'è da piangere perché mi devo mettere a tritare finemente la cipolla. Ora metto un pochino di olio, metto la cipolla, mentre lei soffrigge piano piano, così si ammorbidisce bene, vado a tagliare qualche pezzetto di zucca. Ora aggiungo la zucca. E la lascio andare un po', nel frattempo taglio a pezzettini ancora più piccoli lo speck. Ora aggiungo lo speck.
un pochino di pepe, un pochino del mio trito di salvia, rosmarino e aglio. E ora vado ad aggiungere un po' della paprika affumicata che ho comprato prima al Conad. Ora aggiungo un pochino di brodo. Tappo e lascio cuocere bene la zucca. Abbiamo pranzato, il risotto è venuto buonissimo, lo dico perché spesso mi chiedete: ma allora com'è venuto il dolce? Com'è venuto? Io provo le ricette nel mentre che registro il video, spesso mi scordo di dirvi è venuto buono, ma perché se ho messo la ricetta è logico che è venuto buono, se no mai potrei proporla anche a voi. Me ne scordo, io ve lo dico sempre, i miei video non sono organizzati, non sono strutturati, non sono pianificati a tavolino prima di incominciare a registrare, però è logico che se vi faccio vedere una ricetta che è venuta buona, perché insomma la faccia ce la metto io e mai vorrei che mi venisse detto, però è una schifezza. Vorrebbe dire che in quel caso ho buttato una ricetta lì tanto per fare, tanto per mettere un video in più e non sono il tipo. Fatta questa premessa, vi dico che il risotto è venuto buono. Secondo me, quel tocco in più gliel'ha dato la paprika affumicata. E anche qui spesso mi dite: però non lo so, la paprika affumicata non la conosco, ho paura che sia troppo forte. Certo, il sentore dell'affumicato si sente ed è un po' più forte rispetto ad altri odori, ad altri profumi, però basta davvero un pizzico e secondo me dà quel tocco in più. Io aggiungo sempre in quasi tutti i miei piatti, perché lo vedete, chi mi segue lo sa, quello che vi è venuto a noi ormai di sentirvi dire, il mio trito di salvia, ramerino e aglio, ma anche quello un pizzichino, un pochino, e cambia davvero il piatto. Poi è piaciuto anche a Stefano, ha detto che era davvero buono, di rifargliela più presto, sicché vuol dire che era davvero buono. Ora, quasi quasi, per sfruttare anche la zucca che mi è rimasta, voglio provare a fare dei biscotti. Io mi sono avvantaggiata di fare un passaggio, anzi due. Ho già tirato fuori il burro perché deve essere morbido e ho già cotto al cartoccio in forno la zucca. L'ho fatta a pezzetti, l'ho messa in un foglio di alluminio chiuso e l'ho cotta in forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Poi dipende da come fate grandi i pezzetti della zucca. I miei sono grandi così e l'ho lasciata raffreddare, anche perché se era calda non riuscivo a tenerlo in mano così ora. E così prepariamo i biscotti. La ricetta l'ho trovata su Giallo Zafferano, sono praticamente una frolla fatta con l'aggiunta della zucca e poi andiamo a mettere anche il cacao amaro.
Il cioccolato sta sempre bene ovunque. E niente, ora vi dico gli ingredienti, così poi incominciamo a preparare i biscotti, perché anche dobbiamo andare ora a frullare la zucca nel mixer, quello ad immersione. Gli ingredienti ve li metto scritti anche qui sotto, perlomeno potete anche fare una foto come faccio sempre io, e così ce l'avete già al telefono, nel telefono. E niente, ora vi dico gli ingredienti e ci vuole 500, stava cascando la farina, 550 grammi di farina 00, 70 grammi di fecola di patate, 200 grammi di zucca, 50 grammi di cacao amaro in polvere, 170 grammi di zucchero, 180 grammi di burro ammorbidito, 2 uova, un pizzico di sale, un pizzico di cannella e una bustina di lievito, quello vanigliato per dolce. Mettiamoci a preparare il tutto. Come prima cosa vado a frullare la zucca. Ora vado a mettere nella ciotola tutti gli ingredienti secchi, che metto la farina, lo zucchero, il pizzico di sale, la fecola e un po' di cannella. Il cacao lo aggiungerò da ultimo. E mescolo un po'. Ora aggiungo la zucca. Aggiungo le uova. E mescolo un po'. Ora aggiungo il burro. Mescolo un po', impasto un po' qui nella ciotola e poi mi trasferisco l'impasto sulla spianatoia. A questo punto incomincio a incorporare il cacao amaro al mio impasto. La ricetta non prevede che l'impasto riposi, l'ho letta più volte e non lo dice. Io provo a seguire la ricetta, ho già acceso il forno a 180 gradi, modalità statica. Ora andiamo a dare forma ai nostri biscotti. Per comodità divido l'impasto a metà e farò uno spessore di circa mezzo
centimetro. Ecco qui. Eccoli qua i biscotti appena sfornati. Io li ho già fatti un po' intiepidire e a dire la verità ne ho anche assaggiato uno. A me è venuta questa quantità, non sono pochi, magari potete fare anche metà dose. Io in genere quando li tolgo dalla teglia, che l'ho levati dal forno, li metto prima a intiepidire un po' qui su questa griglia, già ve l'avevo fatta vedere, e poi piano piano li vado a mettere, insomma, o sul piatto come ho fatto ora, o in un'altra ciotola, in un contenitore. Ve l'ho detto, ne ho assaggiato anche uno e sono buonissimi. La ricetta prevede anche che una volta che si sono raffreddati, sopra si può andare a spalmare della Nutella con anche magari la granella di nocciole. Secondo me se ne può fare anche a meno. Sono già buoni così e niente. Io ora come sempre concludo qui il video, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video, che spero che sia presto. Ciao!